One Podcast. L'8 e il 9 novembre del 1987 la maggior parte degli italiani scelse di dire no al nucleare. Appena un anno prima, nell'86, c'era stato l'incidente terrificante di Chernobyl in Ucraina. Sulla scia anche emotiva di quell'evento, l'Italia appunto disse no, non a casa nostra. Ora, come sempre, non esiste una verità assoluta. Non è in senso assoluto vero che l'energia nucleare rappresenti il male, ma non è vero neppure il contrario, e cioè che appunto l'energia prodotta tramite fissione sia la più pulita che esiste. Una cosa è certa, nel nostro paese non ci sono più centrali nucleari, ma ce ne sono diverse nei paesi vicini. La Francia, una su tutti. La centrale nucleare di Bugey, per esempio, dista a 150 km da Bardonecchia. Come dire, noi non abbiamo il nucleare a casa nostra, ma non rimarremmo di certo immuni dalle conseguenze di un eventuale incidente in Francia. Negli ultimi tempi si è molto riparlato dell'eventualità di tornare a investire in questo settore in vista anche degli obiettivi di riduzione di carbonio entro il 2030. Dopodomani, praticamente. Ma tornare al nucleare in Italia non è affatto scontato. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Una cosa è certa, l'energia nucleare è relativamente più pulita di altre. Le emissioni di CO2 non esistono di fatto, a differenza di quanto accade invece bruciando, per esempio, carbone o gas. Ora, io dico relativamente perché, è chiaro, rimane il tema delle scorie, cioè gli scarti della produzione dell'energia nucleare. Mi è capitato personalmente di visitare una centrale qualche anno fa in Svizzera e devo dire che rimasi sorpreso dalla quantità appunto di scorie che erano state stoccate in decenni e decenni di produzione. Sorpreso perché erano poche, chiuse dentro un hangar di normali dimensioni, come quelli che si vedono negli aeroporti. Evidentemente ciò non vuol dire nulla, anche perché prima o poi, fosse anche tra secoli, con quelle scorie che non saranno più chiuse in un hangar, ma in decine di hangar, dovremo comunque confrontarci. E dunque che fare? L'approvvigionamento energetico è uno dei temi più cruciali dei nostri tempi. In realtà lo è sempre stato, ma in un mondo sempre meno stabile, da un punto di vista geopolitico, diventa davvero fondamentale avere la nostra energia. La Russia si è dimostrata un partner non affidabile. Oggi noi compriamo gas dall'Algeria, ma anche lì chi c'è a garantirci che tra 30 anni quel paese possa continuare appunto ad essere un nostro partner? E dunque, di nuovo, che fare? L'idea di costruire nuove centrali nucleari nel nostro paese si sta facendo di nuovo avanti, ma le incognite sono tante e proseguire su questa strada sembra essere davvero difficile, anzi, sembra essere impossibile. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Luca Fraioli, giornalista di Repubblica. Questa è la risposta che mi ha mandato. Sono sostanzialmente tre le ragioni che rendono né scontato né immediato il ritorno dell'Italia al nucleare civile, cioè alla produzione di elettricità tramite la fissione nucleare. Il primo motivo è la tecnologia. La quarta generazione di reattori, quelli che dovrebbero garantire di essere immuni agli incidenti che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi, in realtà non sono ancora pronti. I piccoli reattori modulari, gli small modular reactors o anche i micro reattori che sulla carta appunto risultano essere molto più sicuri, non sono una realtà industriale, ne esistono pochi prototipi ed è tutto da dimostrare che siano facili da costruire, economicamente fattibili e quindi collocabili anche presso grandi insediamenti urbani. L'altro motivo collegato è proprio quello dei costi e dei tempi di realizzazione. La storia recente delle centrali nucleari ha visto dei costi lievitare, moltiplicarsi per molte volte, dei tempi di costruzione e di realizzazione allungarsi a decenni. Tutto questo per l'insorgere di problematiche non previste in fase di progettazione. E quindi i detrattori sostengono che a maggior ragione in tecnologie che ancora devono essere messe in pratica, questi ritardi, questa lievitazione dei costi potrebbe rendere tutto molto più complicato. Il
terzo motivo ha a che fare naturalmente con i due precedenti, e cioè l'accettazione sociale. In Italia in particolare sappiamo che sono stati votati due referendum che hanno detto no al nucleare, certo ormai molti anni fa, sulla scia di due gravi incidenti, quello di Chernobyl e lo tsunami. Ricordiamo che fu lo tsunami in realtà a causare i problemi alla centrale nucleare di Fukushima, ma comunque sulla scia di quei due fatti emotivamente impattanti, l'Italia disse per due volte no al nucleare. Ebbene, ma al di là dei referendum, non c'è una società al momento pronta ad accettare centrali nucleari sul proprio territorio. Pensiamo al fatto che sia addirittura difficile, come sappiamo, realizzare impianti di energia rinnovabile, campi eolici o fotovoltaici, per la protesta spesso delle comunità locali che non vogliono vedere deturpato il proprio paesaggio. O pensiamo anche al fatto che il deposito nazionale per le scorie radioattive da 30 anni è in cerca di una collocazione sul territorio nazionale per conservare scorie che ormai sono stoccate temporaneamente, appunto, da decenni presso le vecchie centrali nucleari dismesse o in altri siti provvisori. Quindi, di fronte a un deposito che non si riesce a fare, di fronte a impianti di energie rinnovabili che trovano tanti ostacoli, ci si chiede: ma gli italiani davvero accetteranno delle centrali nucleari vicino alle loro case? Alcuni sondaggi dicono che c'è un ritorno di consenso per il nucleare, ma certamente il consenso cala quando si chiede se si accetterebbe una centrale, non in generale sul territorio italiano, ma nei pressi della propria abitazione. Ecco, tutte queste ragioni con sullo sfondo l'urgenza di trovare naturalmente soluzioni alternative per la produzione di energia, sia per affrancarci dalla dipendenza da produttori stranieri, prima la Russia, adesso gli altri fornitori di gas, come per esempio l'Algeria, ma soprattutto per combattere il cambiamento climatico. Sappiamo che ci sono delle date precise: dovremo ridurre drasticamente del 55% le emissioni di carbonio entro il 2030, quindi tra appena 7 anni, e dovremo addirittura azzerare, o meglio essere carbon neutral, nel 2050. Tutto questo ci lascia intendere che il ritorno al nucleare, se può essere una prospettiva per un futuro più lontano, non può certo risolvere questo problema immediato che è la riduzione delle emissioni di CO2. E quindi viene da chiedersi se non sia il caso di investire immediatamente tante risorse nelle rinnovabili piuttosto che investire sul nucleare, che certamente non è una soluzione immediata. Grazie a Luca Fraioli. E beh, avete sentito, probabilmente così noi, se decidessimo oggi di costruire delle nuove centrali nucleari all'avanguardia, probabilmente le vedremmo in funzione tra molti, moltissimi anni, dovendo passare da periodi in cui, per esempio, potremmo non averne più di energia, perché chissà, come dicevo prima, magari l'Algeria non si rivelerà più un partner affidabile e noi non potremo in quel caso aspettare le nuove centrali nucleari. Forse merita per davvero concentrarsi sulle energie rinnovabili, come andiamo dicendo da ormai molti anni. Parliamo di energie che non sono più neanche così nuove, tecnologie che in realtà esistono già da diversi anni e su cui veramente meriterebbe investire di più. Lo stiamo già facendo, ma la rotta sembra essere ormai definitivamente davvero quella. Prima di salutarvi, però, vorrei ringraziare chi è arrivato di recente a seguire questo podcast, a seguire Ma Perché? Siete davvero in tanti. Vi chiedo, come ho fatto già in passato con gli altri, di lasciare un voto su Spotify e di premere sul tasto Segui per rimanere aggiornati su ogni puntata e su delle puntate speciali che potrebbero arrivare prossimamente. A questo punto vi ringrazio davvero per essere rimasti con me anche oggi e, come sempre, vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma Perché? È un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.